Buonasera, io vorrei prima di tutto ringraziare tutti quelli che sono qui con noi questa sera. Voglio anche scusarmi per le costrizioni di spazio in cui ci troviamo oggi. Ben due aule delle dimensioni di questa sono fuori uso temporaneamente per dei lavori di sistemazione urgente, per cui proprio mi dispiace che la conferenza di un ospite come Umberto Eco capiti in un momento in cui la ricettività della scuola è ridotta. Vorrei ringraziare soprattutto Umberto Eco di essere qui con noi stasera. Non mi cimenterò con l'impresa impossibile e inutile di presentare Umberto Eco, perché non voglio sottrarle neanche un minuto della sua, del tempo che lui ha a disposizione. Vorrei solo dire molto brevemente e a mo' di benvenuto che nelle sue due, tre o quattro vite come professore, come semiologo, come narratore, come scrittore di straordinari pezzi anche sui giornali, combinazione, che è una delle ragioni per cui siamo lieti di averlo qui oggi, la combinazione di straordinaria erudizione e profondità e di una grandissima leggerezza di scrittura ha dato a tutta l'opera di Umberto Eco un'unità particolare e ha fatto di lui un autore assolutamente, credo, forse il più, quello al mondo che ha più diritto di parlare di traduzione, in quanto traduttore e in quanto straordinariamente tradotto, che è il tema poi della sua conferenza di questa sera. Nessuno come lui davvero può parlare di un tema difficile, complesso, labirintico come quello della traduzione. Da Umberto Eco sentiremo ora come si fa a dire quasi la stessa cosa. Buonasera. Quando ho scelto questo tema per la mia conversazione, d'accordo con l'amico Settis, pensavamo, abbiamo cambiato la data varie volte, che sarei venuto qui prima che uscisse il mio libro a dire quasi la stessa cosa. Ora che il libro è apparso da più di un mese, la faccenda è la seguente: se lo avete letto sarebbe inutile che io ve lo ripetessi, e se non lo avete letto non potrei riassumerne le 390 pagine in un'ora. Scelgo una via di mezzo, cercherò di citarne alcune delle linee portanti, alcuni degli esempi, ma cerco almeno di iniziare con un esempio inedito che mi è stato dato da qualcuno dopo che il libro era uscito, così non mi rimproverete di aver riciclato soltanto vecchie bozze. L'esempio proviene dalla traduzione italiana di un libro di Pfeff Nun, Alice nel paese dei numeri, Frassinelli 1999, che ha fatto molto alla Lewis Carroll, portandolo alle estreme conseguenze. C'è un personaggio che si chiama Ramshackle che viene accusato di aver ucciso un ragno e si difende e appare questa frase: «Oh, mi sento così ostracizzato», dice Ramshackle. «Ti senti ridotto a un'ostrica?» chiese Alice. «Per niente», gridò Ramshackle. «Sono i serpenti ad aver cacciato la testa nella sabbia, non io». Ora, che di fronte a un accenno all'ostracismo, Alice, per fare una battuta da Lewis Carroll, nomini l'ostrica, mi pare assolutamente comprensibile. Ma perché il personaggio, per negare di essere un'ostrica, lascia capire che le ostriche cacciano la testa nella sabbia? Ora, per errata che una traduzione sia, è possibile riconoscere il testo che essa pretende tradurre, perché leggendo un testo il lettore cerca di immaginarsi un mondo, e se il testo ci parla di qualcuno che è nel mezzo del cammino della sua vita si è ritrovato in una selva oscura, il lettore ne inferisce che se selva oscura, allora certamente intrico d'alberi, ma presumibilmente non addensarsi di grattacieli. Ora, di fronte all'ostrica, io ho cercato di ricorrere alla mia conoscenza del mondo e mi è venuto in mente che c'è un animale che caccia la testa nella sabbia. Di lì sono passato alla mia conoscenza linguistica, ricordando che in inglese struzzo si dice ostrich. Quindi il testo originale recitava probabilmente «Oh, I feel so ostracized» o «That's ostracism» e lei gli chiedeva «You are an ostrich». E quindi si capisce la ragionevolezza della risposta, e cioè io non sono uno struzzo e quindi non metto la testa nella sabbia come i serpenti. Vi annuncio
di questo libro ho avuto solo una doppia pagina fotocopiata, c'è un altro accenno ai serpenti, ci sono dei serpenti che mangiano dei vermi e che probabilmente mettono la testa nella sabbia, che sono quindi personaggi del libro. Visto che in italiano non vi sono rapporti paronomastici tra ostracismo e struzzo, visto che quello che contava era il fatto che Alice stesse facendo un gioco di parole, la traduttrice ha forse fatto bene a sostituire lo struzzo con un'ostrica. Ma una volta scelta quella strada, doveva attenersi alla similitudine e far dire all'altro che so che non stava barbicato agli scogli e che non stava a bocca aperta. Ma come se la sarebbe cavata con i serpenti, visto che i serpenti sono rilevanti per il resto del libro? Io, che abitualmente sono un genio, ho trovato la soluzione, ma per darvi la possibilità di pensare che anche voi siete dei geni, quale soluzione avreste scelto? Il personaggio non deve dire mi sento ostracizzato, ma questo è ostruzionismo. Dopodiché Alice può introdurre gli struzzi e tutto fila bene, senza problemi, con una variazione veramente minima. Ora, questo piccolo e risibile episodio ci dice, uno, che una traduzione non è solo un affare di comprensione linguistica, ma anche di interpretazione testuale. Due, che un'interpretazione testuale non è solo affare interno al testo, ma ci rinvia a mondi possibili. Tre, che in una traduzione è legittimo violare i principi della sinonimia e persino dell'esattezza del riferimento, si sta parlando di ostriche o di struzzi, pur di produrre nel lettore della lingua di destinazione lo stesso effetto che il testo originale voleva produrre nel proprio lettore. E qui l'effetto che si voleva produrre era che Alice fa giochi di parole, questo era il nucleo. Infine, queste decisioni conseguono a una negoziazione. Una decisione circa quanto del testo originale si deve letteralmente rispettare e quanto no, pur di dire, sia pure quasi, quello che il testo originale non tanto diceva, ma voleva farci capire. Il concetto di negoziazione è centrale nel mio libro, ma qui vorrei ricordare che non vi sono arrivato solo riflettendo sulla traduzione. Si potrebbero rileggere i miei scritti semiotici, almeno dalla critica al concetto medievale di definizione, in semiotica e filosofia del linguaggio dell'84, sino al mio Kant e all'ornitorinco del 97, per vedere come per me un principio di negoziazione operi quando cerchiamo di dare forma al mondo attraverso definizioni e tassonomie, quando cerchiamo di interpretare metafore, quando intendiamo risolvere i problemi della cosiddetta imperscrutabilità del riferimento, quando cerchiamo di distinguere giudizi analitici o proposizioni analitiche da giudizi sintetici. Ma su questo, certo, non voglio e non posso intrattenervi oggi. Volevo soltanto suggerire ai posteri, se sarete così gentili da fare circolare il messaggio, di riconoscere una certa qual coerenza teorica al mio percorso intellettuale. Torniamo al traduttore. Il traduttore negozia. Negozia anche a proposito di quella utopia della sinonimia su cui ogni traduzione si rompe regolarmente le corna. In italiano abbiamo una sola parola, nipote, per indicare tre cose che in inglese si dicono niece, nephew, grandchild, o se proprio vediamo, grandson. E io mi ero proposto la frase italiana: John visita ogni giorno sua sorella Anne per vedere suo nipote Sam. E in mano a un traduttore inglese questo può dare origine a quattro traduzioni diverse. John visits every day his sister Anne to see his nephew Sam. John visits every day his sister Anne to see her nephew Sam. John visits every day his sister Anne to see her grandchild Sam. John visits every day his sister Anne to see his grandchild Sam. Un traduttore inglese non sa quale traduzione deve adottare. E sembra che purtroppo, dove gli inglesi riconoscono tre unità distinte di contenuto, gli italiani ne individuano solo una. E invece, come si vede dalla tabella che ho proposto sotto, se è vero che in italiano un solo termine omonimo esprime tre diversi contenuti, anche gli italiani riconoscono tre unità di contenuto e non sono così primitivi da ignorare la differenza tra figlio del proprio figlio e figlio della propria sorella, tanto è vero che su differenze del genere si stabiliscono precise leggi di successione. Tuttavia, il traduttore inglese della frase italiana,
prima di mettersi al lavoro, deve congetturare di quale mondo si stia parlando. In un caso c'è un John, la cui sorella Anne ha avuto un figlio, che dunque è nipote di John. Secondo, un John, la cui sorella Anne, sposata Bill, considera suo nipote il figlio della sorella di Bill. Terzo, un John, la cui sorella Anne ha avuto un figlio che a sua volta ha generato Sam, e che quindi è Sam è grandchild di Anne, ma è pronipote invece di John. E un John, la cui sorella Anne ospita o ha adottato il figlio del figlio di John. Questo è un mondo più complesso, ma basterebbe pensare che i genitori del figlio, il figlio e la nuora di John sono morti in un incidente, John non può prendersi cura del piccolo grandchild ed è stato adottato dalla sorella. Aveva anche immaginato una cosa di cui c'è un esempio, mi pare in Sodoma e Gomorra, di Sad, in cui c'è uno strano incesto per cui Sam è al tempo stesso nephew, grandchild, figlio, fratello, ma questo è già più complicato e bisogna sapere che... Cioè, per poter tradurre occorre aver interpretato il testo originale come rappresentazione di un mondo. Se il testo apparisse in isolamento non ci sarebbe modo di ricostruire il suo mondo. Non c'è modo esatto di tradurre la parola latina mus in inglese. In latino mus copre lo spazio semantico che l'inglese segmenta in due unità, assegnando all'una la parola mouse e all'altra la parola rat. E lo stesso accade in francese, spagnolo, tedesco, souris, rat, raton, rata, mouse, ratte. Anche l'italiano conosce l'opposizione tra topo e ratto, ma nell'uso quotidiano si usa topo anche per un ratto, al massimo chiamando un ratto come topone, topaccio o pantegana, per esempio in milanese. Mentre ratto viene usato veramente soltanto in contesti estremamente tecnici. Si veda come quest'uso possa influenzare l'esattezza di una traduzione. Beniamino Del Fabbro, traducendo La peste di Camus, dice che il dottor Rieu trova una mattina sulle scale di casa un sorcio morto. Sorcio è una parola graziosa ed è praticamente sinonimo di topo. Ma io leggendo mi sono reso conto che gli animali apparsi a Orano, portatori di peste, dovrebbero essere terribili ratti. Infatti se si va a consultare l'originale si vede che Camus parla di rat e non di souris. Se proprio Del Fabbro aveva timore di usare ratto ritenendolo termine troppo dotto, avrebbe almeno dovuto parlare di topi di chiavica o qualcosa del genere. Vediamo però un altro topo. Come si traduce la scena di Amleto 3-4, dove Amleto, gridando "How now, a rat?", sguaina la spada, trafigge la tenda e uccide Polonio. Le versioni italiane, non le ho naturalmente guardate tutte, ma in genere così, traducono cosa c'è, un topo, o come un topo. Ora non è che i traduttori ignorino la differenza tra ratto e topo, e dovrebbero anche sapere che rat, secondo il Webster, connota a contemptible person, e in tal senso l'ho visto che lo usa Shakespeare in Riccardo III, e che to smell a rat significa anche sentire odore di complotto, o avvertire che c'è qualcosa di marcio nel regno di Danimarca. Ma la parola italiana ratto non ha queste connotazioni, e inoltre potrebbe suggerire l'idea di veloce per un altro caso di omonimia. D'altra parte, in ogni situazione in cui qualcuno è spaventato da un roditore, si pensi alle tipiche commedie in cui le signore salgono su una sedia alzando le gonne e i gentlemen afferrano una scopa, il grido tradizionale è un topo, non è un ratto. Pertanto, per rendere al lettore italiano il grido di sorpresa, di falso allarme di Amleto, mi pare più conveniente fargli gridare un topo piuttosto che un ratto. Naturalmente si perdono tutte le connotazioni negative di rat, ma si sarebbero perse anche usando ratto. Se traducendo Camus sarebbe stato indispensabile rendere evidente il formato di quei roditori, traducendo Shakespeare è più importante rendere la vivacità, il tono familiare della scena e giustificare la reazione che il grido può stimolare. Questo è quello che io chiamo negoziazione nel secondo contesto. Tutto ciò potrebbe contrastare con un criterio che permetterebbe di qualificare come buona una traduzione, senza fare ricorso a nozioni fumose e imprendibili come sinonimia o significato. E sarebbe il criterio della reversibilità, più di carattere
comportamentale che mentale. Cioè il testo B in italiano è una buona traduzione del testo A, poniamo, in spagnolo, se ritraducendo B dall'italiano allo spagnolo e senza conoscere l'originale si ottiene un C che appare quasi come A. Facciamo un esperimento in corpore vili scegliendo il racconto più corto del mondo dovuto alla penna di Augusto Monterosso, morto qualche mese fa, che suona quando il despertò e il dinosaurio todavía stava lì. Una storia meravigliosa, poi piena di ambiguità, perché si è addormentato che c'era già il dinosauro e dopo svegliandosi lo ha visto, o si è addormentato, ha sognato il dinosauro e svegliandosi il dinosauro, è una storia piena di ambiguità. Se io la traduco, quando si svegliò il dinosauro era ancora lì, voi vedete che dandola a qualcuno da ritradurre in spagnolo, più o meno mi torna il testo di Augusto Monterosso. Naturalmente nascerebbero delle difficoltà se il testo dovesse essere tradotto dallo spagnolo all'inglese, perché bisognerebbe dare al risvegliato un genere. E il risvegliato ridiventerebbe maschio e femmina anche nel ritorno allo spagnolo, violando la giusta reticenza di Monterosso. Ma anche ignorando queste obiezioni, cioè il problema dell'inglese, e avendo mostrato un ottimo esempio di reversibilità in un testo letterario, la stessa che si può avere traducendo Passami il sale o Giovanni ama Maria, ci si accorge che si deve transigere sulla reversibilità letterale per ottenere una reversibilità che definiremo per ora come più profonda. Credo che sia qui l'esempio della traduzione dell'inizio del Portrait of an Artist di Joyce. Once upon a time, and a very good time, there was a moo cow coming down along the road. Un ragionevole principio di reversibilità vorrebbe che i modi di dire le frasi idiomatiche venissero tradotte scegliendo l'equivalente della lingua d'arrivo. Quindi, it rains, cats and dogs, va tradotto piove come la Dio la manda. E ritraducendolo in inglese deve venire it rains, cats and dogs. Pertanto Pavese avrebbe dovuto iniziare con C'era una volta. Invece la traduzione di Pavese suona nel tempo dei tempi, ed erano bei tempi davvero, c'era una mucca che veniva giù per la strada. Pavese non poteva tradurre C'era una volta ed era davvero una bella volta, perché in italiano sarebbe stato bizzarro. E non, neppure C'era una volta ed erano bei tempi davvero, perché avrebbe perduto l'effetto originale. Con la sua soluzione ha ottenuto anche un piccolo effetto di straniamento, perché l'idioma inglese suona un orecchio italiano particolarmente evocativo ed arcaico. Tra l'altro, in termini di reversibilità letterale, il testo pavesiano in mano a un traduttore sensibile permetterebbe un ritorno all'originale quasi automatico. Tempo dei tempi, once upon a time. Si potrebbe allora dire che è ottimale la traduzione che permette di mantenere come reversibili il maggior numero di livelli del testo tradotto e non necessariamente solo livello lessicale. Ma quali livelli del testo sono pertinenti e quindi quali il traduttore dovrebbe salvare? Io nel mio libro propongo, ai limiti della sopportazione, molti esempi di traduzioni dei miei romanzi, per ovvia ragione che avendo lavorato con i traduttori mi sono trovato tra le mani un materiale empirico e di ricerca sul campo molto, molto ricco, senza dover andare a cercare altre cose, una serie di casi di prima mano. Ora, nel capitolo 29 del mio Pendolo di Foucault, il personaggio Casaubon, mentre giace a letto in un albergo di Bahia con una bellissima fanciulla, annota: la sera era dolce, ma come avrebbe scritto Belbo nei suoi files, esausto di letteratura, dov'è? Non spirava un alito di vento. Il riferimento a questo personaggio Belbo personaggio ai 25 che non avessero letto il mio libro
è che i tre personaggi del libro sono incapaci di vedere la vita se non per interposta letteratura, continuamente attraverso citazione. Quindi Casaubon cita una possibile citazione del suo amico Belbo. Io ho avvertito i miei traduttori che non spirava un alito di vento, era per un italiano evidente citazione manzoniana. Ma che ciò che il mio testo voleva dire non era che quella sera non spirava vento, per il modo in cui va avanti la storia poteva anche esserci una brezza leggera, bensì che il personaggio faceva ricorso alla letteratura e dunque essi dovevano far sentire non il vento ma la letteratura. Ciascun traduttore ha scelto una diversa citazione letteraria, non posso farvele vedere tutte, ma mi piace particolarmente quella di Burkhard Kolbe, perché parla di kein Luftauch regte sich über alle Gipfeln war Ruhe, che è un'evidente citazione goetiana, che dice a un depresso che sulla vetta delle montagne vi era silenzio. Visto che quelle montagne non hanno proprio niente a che fare col contesto, dato che la scena si svolge in riva al mare, sia la letterarietà che la sua sottolineatura ironica diventano ancora più evidenti e a me sono andate proprio molto molto bene. Naturalmente riuscire a identificare il livello su cui la traduzione deve puntare è affare di interpretazione testuale. Ammesso che sia possibile violare il riferimento superficiale e parlare di montagne teutoniche invece che di Bahia, a quale profondità si cela il livello veramente pertinente? Perché il passaggio da ratto a topo è irrilevante nelle traduzioni di Shakespeare mentre diventa rilevantissimo nella traduzione di Camus? A quale livello il traduttore è autorizzato a cambiare una storia superficiale per preservarne una profonda? Il senso comune suggerisce che nel mio testo i traduttori potevano cambiare benissimo Casaubon dice che non c'era vento, in Casaubon dice che sulle montagne regnava silenzio, ma avrebbero potuto cambiare quella che chiameremmo la shallow story, di profondità mediana, Casaubon e Amparo sono a Bahia. No, perché è importante, credetemi, che quella scena si svolga a Salvador de Bahia e non a Fortaleza. Questa individuazione dei livelli pertinenti è la grande sfida che si pone al traduttore. E nel mio libro, per illustrarla meglio, e per illustrare anche meglio cosa sia la lettura di un testo, ho dovuto fare ricorso a un esempio che vi sottopongo, anche se un po' faticoso, di questo rebus apparso sulla settimana enigmistica. Cercate di seguirmi. Voi sapete che nel rebus vengono raffigurati personaggi, eventi, oggetti, alcuni contrassegnati da lettere alfabetiche e in altri no. Il neofita può commettere due errori. O pensare che contano e debbono essere interpretati solo le immagini contrassegnate da lettere, il che non è necessariamente vero, o che la soluzione dipenda dalla scena generale, e non è vero, perché l'insieme della scena è ricco di elementi puramente decorativi, talora con effetti surreali e talora contano in qualche modo anche le immagini non contrassegnate. Un caso tipico di rebus si fa vedere un uomo molto lungo vicino a un uomo molto basso. È contrassegnato l'uomo molto lungo, ma bisogna tener conto di quello basso per sapere che si interpreta come alto, perché se non c'è il basso lui non è alto. E la soluzione deve naturalmente dare una frase molto complicato, 10 lettere qui, 13 lettere alla fine, un rebus che mi ha fatto un pochino penare. L'ultima figura a destra, facendo di no e si tocca la pancia, sembra declinare un'offerta di cibo perché ha mangiato abbastanza, pertanto è anche pertinente il fatto che un cameriere, sia pure non contrassegnato, gli offra un piatto. Ma conta che il cameriere sia africano oppure dipende dalla messa in scena escogitata dal disegnatore? E conta anche il fatto che le due donne a sinistra si stiano rivolgendo a un gruppo di indigeni apparentemente riottosi? E cosa fanno quelle due donne? Protestano, incitano, insultano, appellano, sobillano, si arrabbiano, si adirano? E conta che siano donne e di fronte a dei maschi? Ed è rilevante che siano nere o more o negre o afre, oppure che siano due invece di tre. E i tre personaggi che passano sullo sfondo al centro, vedo che questo
là tanto non arriva, ma sono quelli contrassegnati da LA, VR. È rilevante che siano esploratori o turisti bianchi, ed è rilevante che passino indifferenti ignorando la situazione eccitata che si svolge a sinistra dietro di loro. Comunque si decida di definire le due donne a sinistra il loro gesto, non viene in mente all'autore alcuna parola di 10 lettere in cui possa apparire poi il V delle due nere. Inoltre può accadere, come è accaduto a me, perché i testi si leggono talora anche dalla fine, per questo fa parte di quello sport chiamato circolo ermeneutico, circolo sportivo ermeneutico, mi è accaduto di individuare una falsa pista per l'ultima figura a destra, perché 13 parole, lettere sono molto, e non riuscivo a concepire una parola altrettanto lunga che contenesse sazio o satollo. Ho pensato che se dalle figure precedenti potevo ricavare un in, naturalmente la costruzione va rigorosamente da sinistra a destra, quindi dovevo legarmi ai 3 esploratori che passano, avrei avuto di 13 lettere insoddisfatto. Ma prima di insoddisfatto, vedete lassù, 2, ci doveva essere un articolo. O un avverbio di 2 lettere, ma o da. E non sapevo come farlo venire fuori dal gruppo di esploratori. Finalmente, pensando che l'ultima figura poteva dare sazio, N-E, sazione, mi è venuto in mente che una parola di 13 lettere poteva essere conversazione, preceduta da la. A quel punto mi è stato chiaro che i 3 esploratori potevano benissimo anche essere un re con 2 paggi o un maresciallo con 3 carabinieri. Non contavano le loro caratteristiche, ma solo la loro azione. Va LA con V ed R. Agganciandosi alla V delle 2 africane si otteneva V va LA con V ed R e avevo dunque viva la conversazione. Siccome è intuitivo che una conversazione viene tenuta viva, dovevo ipotizzare te, che non sapevo cosa fosse, nere viva là con VR sazio e nette, nere viva la conversazione. Ma come far uscire all'inizio una parola di 13 lettere e una preposizione come A, perché altro non poteva essere la seconda parola di una sola lettera? A questo punto, più che esplorare il rebus, si esplora il magazzino delle frasi fatte. Ci si ingegna a tenere viva, ci si sforza a tenere viva, si riesce a tenere viva. E rovistando nell'universo delle frasi fatte, ho trovato che si contribuisce a tenere viva una conversazione. E così mi sono accorto che la storia raccontata dalle figure del primo gruppo sinistra è che le due nere sono adirate contro i membri della loro tribù. Allora la soluzione è: con tribù irate nere vi va là con V ed R sazio ne, contribuire a tenere viva la conversazione. Come si vede, per la figura a sinistra non solo ho dovuto tradurre in parole tutto quello che si vede nell'immagine, ma anche inferire che la sola storia pertinente fosse che le nere insultano gli uomini della loro tribù. Al contrario, col gruppo dei bianchi, la vera storia non era che fossero degli esploratori, ma solo che una di essi andasse con gli altri 2. Perché vedo un'analogia col processo traduttivo, specie per quanto riguarda la preservazione di riferimenti essenziali e la disinvoltura nel trattare i riferimenti marginali? Vi accorgete che siamo di fronte a un problema come ostracismo, serpenti, struzzo o ostrica? Perché Rebus mi dice che non c'è una fabula profonda isotopicamente coerente per tutta la scena, ma che a seconda delle sezioni, in un caso la fabula profonda va inferita, e tale rimarrebbe anche se a sinistra ci fossero 2 indiane che parlano un gruppo di pelle rossa. Mentre per il gruppo centrale non bisogna perdersi a cercare fabule profonde, ma basta identificare la più superficiale della storia. Una fabula di profondità intermedia riguarda il bianco sazio, dove importa che sia sazio e che qualcuno gli offra cibo, ma non che lui sia bianco e il cameriere nero, perché il cibo glielo potrebbe offrire anche una cameriera tirolese. E il fatto che tutta la scena avvenga in ambiente coloniale non conterebbe ai fini della soluzione, ma crea il clima adatto per arrivarvi orientando il solutore verso la parola tribù. E
quindi è rilevante anche se non lo è. Il rebus è dunque un modello che illustra l'avventurosa storia di come si fissino le pertinenze testuali. Tra l'altro ci suggerisce che il lettore non sia autorizzato a fare qualsiasi ipotesi. L'ipotesi che il bianco fosse soddisfatto non trovava riscontro nel contesto, mentre quella che fosse sazio permetteva di reperire un senso talmente coerente col resto da permettere la ricostruzione dell'intera frase. I modelli sono solo dei modelli, altrimenti sarebbero la cosa stessa. Ammetto che un rebus non sia la Divina Commedia e che la lettura di quest'ultima permetta maggiori licenze interpretative della lettura di un rebus, ma molto meno di quelle che si crede o si spera. Per mantenere il livello pertinente si può indulgere sulla lettera. Si può negoziare sulla lettera. Io mi è caduto di aver tradotto Sylvie di Gerardo Nerval ed ecco che mi sono reso conto che nelle scene ad alta tensione onirica Nerval usa sovente, senza che il lettore se ne renda conto, se non a livello subliminale, dei versi. E il traduttore non può sottrarsi al compito di creare nei propri lettori lo stesso effetto. Vi dico subito che nel libro ho analizzato 12 o 15 traduzioni italiane, anche le migliori non hanno cercato di mantenere i versi, mentre su 4 traduzioni inglesi chi più chi meno si erano provati. Io adesso vi do il testo nervaliano dove ho messo io in grassetto, così come nella mia traduzione, quelli che sono i versi, e bisogna leggere ad alta voce per sentirlo. J'étais le seul garçon dans cette ronde. J'avais amené ma compagne tout de même. Sylvie, une petite fille, bellissimo mistichio. Du à mon voisin, si vous si près, je ne voyais qu'elle, jusque-là, à peine j'avais remarqué dans la ronde où nous dansions, une blonde, grande, belle, qu'on appelait Adrienne. Notaille était pareil. On nous dit de nous embrasser, et la danse, le cœur, un autre mystique, tournait si vivement que jamais, et lui donnant ce baiser, je ne pus m'empêcher de lui presser la main, un alessandrino completo, à cui segue un autre mystique, le long anneau roulé. Non sempre ho potuto porre i versi dove li poneva Nerval. All'inizio ho mantenuto l'endecasillabo, ero il solo ragazzo in quella ronda, ma non ho potuto far entrare Sylvie in scena sull'onda di quel bel settenario come una ballerina in tutù. E quindi in italiano mi sono contentato di anticipare la sua entrata con la mia compagna ancora giovinetta. Talora ho perso degli alessandrini, ho introdotto degli endecasillabi. Di fronte a notai e te parei non sono riuscito a trovare un settenario altrettanto dolce, mi sono arenato su un decasillabo, eravamo di pari statura che da solo farebbe più Berchet che Nerval. Ma mi pare che nel flusso del discorso questa scansione, se non viene isolata troppo, sottolinei la simmetria tra i due che si fronteggiano. Non ce l'ho fatta a rendere Alessandrino je ne puis m'empêcher de lui presser la main, ma subito dopo, in luogo delle longue anneaux roulé, pongo tre e mistichi, ovvero un Alessandrino e mezzo, che è proprio un gesto di grande generosità. I lunghi anelli morbidi dei suoi capelli d'oro mi sfioravano la guancia. Poi mi ero trovato, casi così, nel libro ne analizzo una quindicina, un giorno mi trovavo di fronte a un brano che diceva «Come fu maintenant?» Tes ombrages, tes lacs et même ton désert. E io avevo inizialmente tradotto che mi dicono ormai le tue fronde ombrose, i tuoi laghi e il tuo stesso deserto, per recuperare il doppio significato di ombrage, che sono foglie e danno ombra. Però non ottenevo l'alessandrino. Per rispettare l'alessandrino ho rinunciato all'ombra e ho scelto che mi dicono ormai le tue fronde, i tuoi laghi e il tuo stesso deserto. Ho perso l'ombrosità, ma ho sperato che rimanesse evocata e presupposta dalle fronde, e in cambio ho rispettato la metrica. In queste operazioni bisogna porre attenzione non solo a non impoverire il testo, ma anche a non arricchirlo. Una traduzione che arriva a dire di più, o meglio dell'originale, potrà essere un'opera eccellente in se stessa, ma non è una buona traduzione.
Gadamer, avevo osservato in Verità e Metodo che la traduzione, come ogni interpretazione, è una chiarificazione enfatizzante, dicendo che il traduttore non può lasciare in sospeso nulla che non gli riesca chiaro, deve decidere il senso di ogni sfumatura. Io sarei d'accordo sino a un certo punto. Certamente un'espressione del testo originario può apparire ambigua per imperizia o distrazione dell'autore, o perché l'ambiguità sorge per accidente nel passaggio dall'una all'altra lingua, e in tali casi il traduttore deve certamente disambiguare. Ma può accadere che l'autore e il testo volessero rimanere ambigui, proprio per suggerire diverse letture possibili. E in questi casi ritengo che il traduttore debba riconoscere e rispettare l'ambiguità. Facciamo un esempio. Nella sua postfazione alla recente traduzione italiana di Moby Dick, Bernardo Draghi dedica 3 pagine al famoso incipit Call Me Ishmael e osserva che l'incipit melvilliano non suona come sarebbe normale in una presentazione anglosassone, My name is Ishmael, e pertanto suggerisce 3 letture diverse. Una, chiamatemi Call Me Ishmael, ma eccetto il mio vero nome non è Ismaele, ma chiamatemi così. Sta a voi decidere perché faccio questa scelta, ci sono allusioni a personaggi biblici, eccetera. 2. Il mio cognome non è importante, chiamatemi Ismaele, sono soltanto il testimone della tragedia che vi racconto. 3. Diamoci del tu, cioè in inglese chiamiamoci col mio Jim, chiamami col mio nome di battesimo, quindi consideratemi un amico e fidatevi di quello che vi racconto. La traduzione di Pavese recitava chiamatemi Ismaele. E secondo me permetteva tutte e 3 le letture. Non evocava il diamoci del tu, ma in ogni caso chiamatemi per nome di battesimo. Invece Draghi, proprio alla luce di questa lunga e sottile analisi che ha fatto, ha deciso di tradurre diciamo che mi chiamo Ismaele. Diciamo che questa scelta non solo rende il testo italiano meno lapidario, ma incoraggia solo la lettura numero 1. In ogni caso, quel diciamo insiste nell'avvertire il lettore che quella presentazione allude a qualcosa di sottaciuto, mentre l'originale lo lasciava più libero di annusare o meno qualcosa di inusuale. Infine, con la sua scelta, Draghi ha escluso la lettura 3, diamoci del tu. Pertanto, questa traduzione, sto parlando dell'incipit perché il resto da quello che ho potuto vedere è una buona traduzione, questa traduzione da un lato ci dice di meno, e dall'altro ci dice di più di quanto non facesse il testo originale. Da un lato sottolinea un'ambiguità e dall'altro lo elimina. Ho già coperto la metà dei capitoli del mio libro e in un libro sulla traduzione non ho potuto evitare la terribile dialettica tra traduzioni target-oriented and source-oriented. D'altra parte, il problema era già stato affrontato da Humboldt e da Schleiermacher. Una traduzione deve condurre il lettore a comprendere l'universo linguistico e culturale del testo di origine o deve trasformare il testo originale per renderlo accettabile al lettore della lingua e della cultura di destinazione? Questa dialettica è stata ormai più finemente analizzata da teorici come Lawrence Venuti, che pongono una doppia differenza, una tra foreignizing versus domesticating, cioè straniamento verso addomesticamento. E l'altra, esempio tipico di una traduzione addomesticante, è stata quella della Bibbia di Lutero e tutti i suoi commenti e discorsi su come ha tradotto, perché un tedesco non parlerebbe mai così, gliel'ho dovuto mettere come se Dio parlasse tedesco, no? E l'altra opposizione è quella tra modernizzare e arcaicizzare, che non esattamente straniare o addomesticare. Occupiamoci prima di straniamento contro addomesticamento. Qualcuno ha fatto il divertente esempio dell'espressione francese mon petit chou, rilevando che a tradurla in inglese my little cabbage e in italiano mio cavoletto si otterrebbe soltanto un effetto comico e forse offensivo. Si è proposto in cambio sweetheart, che corrisponderebbe al nostro tesoro. Ma così facendo si è notato che si perderebbe il contrasto affettuoso umoristico tra il cavolo e l'amata e si perderebbe lo stesso suono di shoe,
che non solo è dolce, ma suggerisce il movimento delle labbra che danno un bacio. Io ritengo che meglio sarebbe, se l'azione si svolge in Francia, straniare un poco e lasciare l'espressione originale, così come si può lasciare in una traduzione di un romanzo da bye bye, senza mettere necessariamente ciao ciao. E anche chi non sa il francese avvertirebbe come minimo un dolce sussurro. Una delle più belle dichiarazioni d'amore della poesia moderna appare nella prose di Transsibérienne di Blaise Cendrars, dove a un certo punto il poeta, mentre il treno procede a Transiberiano con i suoi ritmi e sussulti per pianura interminata, si rivolge alla sua donna, la piccola Jeanne de France, dolcissima prostituta malata. E le dice: Jeanne, Jeannette, Ninette, Ninini, non nichon, Mimi, Mamour, Ma Poupoule, Mon Perou, Dodo, Don, Don, Carotte, Ma Crotte, Chouchou, Petit Coeur, Cocotte, Chérie, Petit Chèvre, Mon Petit Péché Mignon, Con, Con, Coucou, Elle dort. No. Delizioso. E ecco qui una traduzione italiana di Rino Corriana. Giovanna, Giovannina, Ninetta, Ninettina, Tettina, Mimi, mio amor, mio gattina, mio Perù, Nanna, Nannina, patata, mia patatina, Stella, Stellina, Paciocchina, cara caprettina, vizietto mio, mona, monella, Ciri, Ciritella, dorme. Corriana ha certamente intravisto nei versi di Cendrars due nuclei. Uno è il rollio dei vagoni e l'altro è la tenerezza amorosa. E ha dovuto scegliere. Il francese può fondere coccole e scartamento ridotto. L'italiano no, perché Edith Piaf non può cantare nella lingua di Francesco Maria Piave. Però se io dovessi tradurre Cendrars, tradurrei tutto alla prose di Transsibérien, ma questo brano lo lascerei in francese, come si fa con una canzone. Dove oltretutto voi vedete che l'abbondanza di labiali, eccetera, suggerisce il bacio, mentre Nanna, Nannina, Paciocchina, Caprettina, non è neanche erotico, lo si fa una bambina, mentre Cendrars lo sta facendo una signora prostituta, quindi è tisica, c'è tutto qualcosa, è malata, è tenera, è indifesa. Ci sono casi di addomesticamento lecito e possibile. Nella traduzione gidiana, questo fatto è citato anche in uno dei libri sulla traduzione di Berman, nella traduzione gidiana di Tifone di Conrad, che tra l'altro è stata pubblicata da Einaudi, il francese di Gide, l'originale, eccetera, nel secondo capitolo c'è un personaggio che dice «He didn't care a tinker course», che vorrebbe dire più o meno letteralmente «non gli importava meno dell'imprecazione di un calderaio». È un'espressione idiomatica, non gliene fregava nulla. Gide traduce «il s'en fichait comme du juron d'un étameur», importava tanto come la bestemmia di uno stagnino, che non è espressione gergale francese e quindi dovrebbe avere un effetto straniante. Ancor più nel sesto capitolo qualcuno esclama «Damn, if this ship isn't worse than Bedlam». E Bedlam è un manicomio. Gide, coerentemente col progetto anglicizzante, traduce «Que le diable n'importe, si non se croyait pas Bedlam». Allora, Berman cita un'obiezione secondo la quale il lettore francese però non sa cos'è Bedlam e non capisce perché un étameur, Gide avrebbe dovuto dire «il s'en fichait comme d'une guigne», che è tipica espressione gergale francese, e sostituire Bedlam con Charenton, che è manicomio anch'esso, ma più noto ai francesi. Ma però osserva che sarebbe strano che i personaggi di Tifone si esprimessero dei francesi. Certamente Charenton sarebbe un caso di addomesticamento eccessivo, non so quanto il lettore francese potrebbe sentire come molto nazionale il riferimento alla guigna. Sta di fatto che trovo eccellenti le due traduzioni di Ugo Mursia e Bruno Dera, che hanno scelto «non gli importava un cavolo e non gli importava un fico secco», che è ugualmente popolare, comprensibile anche al lettore italiano, è espressione gergale, ma il lettore non la sente come particolarmente italiana, mentre nel secondo caso hanno reso rispettivamente «maledizione se questa nave non è peggio del manicomio di Bedlam» o «il diavolo mi porti se questa nave non è peggio di un manicomio». Conservando l'espressione popolaresca,
realizzando al tempo stesso quel tanto di addomesticamento che rende il testo scorrevole e non dando l'impressione che gli anglofoni di Tifone parlano come gli italiani, come se sarebbe stato se avessero detto gli mortacci. Ecco, questo non si può fare, ma non gli importava, un fico secco va benissimo. Sull'opposizione modernizzazione contro arcaicizzazione il discorso è assai più sfumato. Se la traduzione di un classico greco per una collana di filologia dovrebbe tentare a ogni costo di farci sentire la lingua del tempo, creando quell'effetto di straniamento che Humboldt chiamava das Fremde e che, da come lo interpreto io, era qualcosa molto vicino alla priamo straniegna dei formalisti russi, che vengono dopo. Traducendo lo stesso classico per una collana tipo Burr che si rivolge al grande pubblico, si potrebbe invece tentare di rendere il testo più accettabile al lettore contemporaneo. Inoltre penso che ogni traduzione sia in qualche senso gravata dal peso delle traduzioni precedenti, e cioè da una tradizione traduttoria, scusatemi il bisticcio, che non sempre può essere ignorata, quello che altri hanno chiamato l'orizzonte d'attesa del traduttore. Vediamo un testo antico e famoso come l'Ecclesiaste. Io non so l'ebraico e quindi sono costretto a partire dalla traduzione più nota che la Vulgata, ma se per caso in una istituzione di tanto livello culturale ci fossero alcuni incontentati, beccate il testo ebraico e poi tacete. Adesso ve lo tolgo. E parto invece dal buon San Gerolamo, anche lì ho messo in grassetto le parti sulle quali voglio soffermarmi. Il primo problema è quello della vanitas, che pare che in ebraico sia avel o evel. E alla vanitas di San Gerolamo si attengono la versione di King James e quella di Lutero, e una tra le più accreditate traduzioni cattoliche di Galbiati. Eitel è esattamente la vanità, eccetera. L'argomento arcaicizzante è che oggi vanità ha perso il senso mondano, ha preso un senso mondano e non richiama più le vane parvenze in senso metafisico, l'inconsistenza del tutto. Ed ecco che Ceronetti ricorda che il senso letterale di Hevel sarebbe vapore umido e sottolinea che la vanitas cristiana è legata alla nostra esistenza terrena, mentre quello di cui parla l'Ecclesiaste è un dissolversi, un declinare, un fluire senza fine, senza tempo e rimedio. Ed ecco che lui ne ha fatte due versioni, una del 70, una del 70, una del 2001, all'inizio era un infinito vuoto, un infinito niente, e poi 30 anni dopo fa fumi di fumi, fumo di fumi. E nel frattempo c'era stata la traduzione francese di Chouraqui, fumé de fumé, con ampia spiegazione che vuol dire appunto questo. Come vediamo, De Luca, Henri De Luca fa spreco di sprechi. Eppure De Luca, a commento della notava che vele vanitas da 1600 anni, e virgolette, nessuno può correggere questa traduzione che è fatta dal nonno dei traduttori, che è San Girolamo. La traduzione di Girolamo ha, secondo me, reso così proverbialmente terribile quell'espressione vanitas, vanitatum, che davvero mi domando se al di là dell'esercizio filologico e poetico non si debba dare al lettore la bella vanitas di un tempo. Vediamo che cosa accade per l'ultimo verso. Sia le traduzioni classiche che quelle di Ceronetti cercano di dirci in termini familiari anche a noi, che cosa fa il sole. Oritus sore docile dal locum sum revertitur, ibique renascens. Il sole sorge, il sole tramonta, si afferra verso il luogo dove sorge di nuovo. Levarsi il sole, tramontare un sole, corre in un altro punto, in un altro riappare, il sole si leva, il sole tramontato, per levarsi di nuovo dal suo luogo. Invece Chouraqui,
e De Luca ci danno queste due versioni. Le soleil brille, le soleil décline, a son lieu il aspire et brille là. È spuntato il sole, se n'è venuto il sole e al suo luogo ansima spunta lui là. Certamente questa traduzione sintatticamente contorta, che non è né italiano né francese, era fatta per, uso un'espressione di De Luca, rendere, suscitare nel lettore la nostalgia per l'originale. Però ditemi se non ho ragione di avvertire una sorta di Me Tarzan You Jane o Zizi Badrone che mi fa apparire l'antico poeta come esageratamente primitivo. Io non posso dire se l'originale, adesso gettiamo la maschera, se c'è l'ebraista che va a controllare lì, si faccia vivo, non posso dire se l'originale suonasse così brusco e contorto anche alle orecchie degli ebrei dei tempi biblici, o se essi non lo sentissero invece come poeticamente normale. Perché se fosse vera la seconda ipotesi, proprio la poetica del target oriented porterebbe una scelta opposta. Se il lettore deve essere messo nella stessa condizione in cui si trovavano gli ebrei del tempo in cui l'Ecclesiaste è stato scritto, allora la traduzione buona è quella di San Gerolamo e quella di Galbiati, che è normalizzante e non stranificante. Basti su tale vexata questio, solo questo esempio per suggerirci quanto la questione sia del modernizzare, arcaicizzare, sia ancora tribolata ed aperta e secondo me vada negoziata caso per caso. E certe volte, contrariamente a quel che diceva Schleiermacher, una volta che avete preso una strada, non abbandonatela, probabilmente anche all'interno della stessa pagina o all'interno della stessa frase si può scegliere l'uno o l'altro in due casi diversi. Nel mio libro io discuto tra l'altro il problema stesso da cui ho preso origine tutta la mia riflessione, che era un seminario che abbiamo fatto per 2 anni a Bologna sulle cosiddette traduzioni intersemiotiche. Ricorderò che nel suo saggio sugli aspetti linguistici della traduzione, Jacobson aveva proposto che ci fossero 3 tipi di traduzione. Una interlinguistica, quando si traduce un testo da una lingua all'altra, quella che si chiama traduzione nelle case editrici. Una intersemiotica, cioè quando si traduce un romanzo in un film o una favola in balletto, ma teniamo presente che Jacobson suggeriva subito che forse bisognava chiamarla trasmutazione, ma prima citava la traduzione intralinguistica, detta anche rewording o riformulazione, che sarebbe un'interpretazione di segni verbali per mezzo di altri segni verbali della stessa lingua. Cos'è un gatto? Un gatto è un felino, quadrupede, eccetera. Ora, Jacobson usa per 3 volte, per definire i 3 tipi di traduzione, la parola interpretazione. Egli stava parlando di vari tipi di interpretazione. Ma siccome stava scrivendo quelle pagine per una raccolta di saggi di autori vari intitolata On Translation, ha mostrato quante volte l'interpretazione potesse essere vista quasi come una traduzione. E proprio seguendo alcune pagine ispiratrici di Peirce, dove per sostenere che tutta la semiosi è un continuo processo di interpretazione, si dice che è come se si traducesse continuamente da segno a segno, da un interpretante all'altro. Ma moltissimi hanno invece inteso che per Jacobson ogni interpretazione sia una traduzione. E si è teso, non che ogni traduzione sia un'interpretazione, questo passaggio da genere a specie è molto importante, e si è teso a identificare la totalità della semiosi come una continua operazione di traduzione. Generare questo, per me, equivoco ha giocato molto alla letteratura ermeneutica da Heidegger in avanti. Ora, perché sono avverso a questa tendenza e perché nel libro spiego molte pagine, cioè, così come avevo litigato con i miei studenti e colleghi su questo punto per molte settimane. Perché la fenomenologia delle varie forme di interpretazione è vastissima. Pensate soltanto all'interpretazione musicale o teatrale come esecuzione, per cui non parleremmo di traduzione, e non può essere ridotta a quella della traduzione. Mentre dal lato è proprio la traduzione propriamente detta, come trasformazione di un testo da un linguaggio naturale all'altro, che rimane umiliata se si intende ogni interpretazione come traduzione.
e se ne perde la specificità. Cioè, assimilando la traduzione all'interpretazione tout court, si perdono della traduzione proprio le caratteristiche distintive e, come vedremo alla fine, i suoi requisiti morali. C'è niente più pericoloso di prendere le metafore alla lettera. Si penetra poi nella notte in cui sotto le vacche tutte le vacche sono nere. Per esempio, Peirce intendeva, giustamente come interpretazione di una proposizione, anche ogni conseguenza illativa che se ne potesse trarre. E trarre una conseguenza illativa da una proposizione è, avrebbe detto Jacobson, una forma di riformulazione. Ora, nell'ambiente dell'Oulipo è stato suggerito che l'incipit della recherche, «Longtemps je me suis couché de bonheur», poteva essere benissimo riformulato in termini di questa inferenza. Mi è costata una gran fatica convincere i miei genitori a lasciarmi andare a letto dopo le 9. Che è certamente una sensata interpretazione dell'incipit prustiano, ma credo che un editore la rifiuterebbe come traduzione corretta. Se si prende alla lettera il suggerimento che sia traduzione anche la riformulazione, il rewording, poiché è un caso principe di riformulazione la sostituzione di un termine con la propria definizione, cosa accade? Per risparmiare testi torniamo all'Amleto, alla scena del topo, e usiamo pure una versione italiana, perché visto che dobbiamo parlare di riformulazione all'interno della stessa lingua, si può fare sull'italiano, ma vi assicuro che altrove l'ho fatta sull'inglese e funziona ugualmente. E vediamo come... cosa succederebbe? La scena, ve lo ricordo, è che vuoi tu fare? Mi vuoi forse tu uccidere? Aiuto, aiuto! Oh, Polonio da dietro, ah, aiuto, aiuto! Amleto sguainando, come un ratto morto per un ducato, morto, io ho messo un ratto perché bisogna essere messo. Tira un colpo di spada attraverso la razza, Polonio da dietro, oh, mi hanno ammazzato. Cade e muore. Allora sono andato a prendere il dizionario e per ciascuna di queste parole ho trovato la definizione. E ho scritto la definizione al posto del testo. E come vedete viene: regina, che vuoi tu attuare? Mi vuoi tu senza certezza condurre più o meno rapidamente alla morte? Grido di invocazione di chi è in pericolo, grido di invocazione di chi è in pericolo. Oh! Polonio, di là da un oggetto, oh, grido di invocazione di chi è in pericolo, grido di invocazione di chi è in pericolo, grido di invocazione di chi è in pericolo. Amleto, tirando fuori dal fodero, in qual modo? Una delle varie specie di mammiferi roditori miomorfi muridi appartenenti al genere Rattus, dalla coda lunga, dimensioni che variano tra 15 e 30 centimetri di lunghezza, persona animale o organismo vivente a cui siano venute meno le funzioni vitali, per una moneta d'oro d'argento coniata sotto la giurisdizione di un doge, persona animale o organismo vivente in cui siano venute meno le funzioni vitali. Vibra un urto percosso di arma bianca non inastata, lama per lo più lunga, diritta, puntita, con uno o due tagli, anche senza, da una parte dell'altra dello speciale tessuto eseguito a mano con telai per mezzo di fili di lana di seta colorata, talvolta anche d'oro e d'argento, avvolti nell'ordito e costituenti una trama che forma un disegno destinato alla decorazione di pareti di palazzi nobili. Polonio, al di là di un oggetto, oh, m'hanno condotto alla morte con mezzi violenti. Va a terra! Va a terra per mancanza di equilibrio o sostegno e cessa di vivere. La cosa è correttissima, tanto salva il principio della reversibilità. Un bravo traduttore prende sto testo, va a vedere a quali definizioni corrisponde una data parola, lo ritraduce e ottiene il testo originale. Ritengo che se un editore portasse questa traduzione di Peirce avrebbe tutto il diritto di fare violentemente rotolare dalle scale il traduttore, e infatti questo al massimo può essere una parodia. Ma io volevo esattamente condurre all'assurdo l'asserzione sostenuta da molti che ogni forma di interpretazione, compresa la riformulazione, sia una forma di traduzione. Tuttavia i veri problemi sorgono quando si parla del terzo tipo di traduzione, quella intersemiotica, cioè il passaggio proprio da un romanzo, da un film. Se nel tradurre, poniamo dall'italiano al francese, cambia la sostanza dell'espressione, sappiamo quanti problemi ne nascono dal punto di vista dei valori fonosimbolici, metrici, eccetera,
Nella traduzione intersemiotica, che giustamente Jacobson chiamava trasmutazione, cambia la materia, dal verbale al visivo, per esempio. E in questo processo accade che il testo trasmutato dica sempre qualcosa di più o qualcosa di meno del testo trasmutando. Potreste dire che queste cose sono ovvie, ma ho dovuto scontrarmi, e c'è molto di stampato sull'argomento, dice che nella trasposizione da verbale a musica o da musica a visivo si salvano alcune tensioni fondamentali di un testo, quindi anche quella è traduzione. Si prendono queste divertenti immagini che accompagnano il Besuch bei Frau Sonne di Hoffmann, in cui si dice che die Sonne lud den Mond zu messen, insomma, sole invita, chiama la luna a mangiare, e una traduzione italiana direbbe il sole invitò la luna a mangiare a cena, ovviando facilmente al fatto che die Sonne in tedesco è femminile, mentre il sole è maschile, è l'inverso per la luna. Ma il testo, anche nelle traduzioni in italiano o in altra lingua, è accompagnato dall'illustrazione, che sopravvive come tale in ogni edizione in un'altra lingua, dove, come vedete, il sole è rappresentato come una Frau e la luna come un signore. E questo suona molto strano per i piccoli lettori italiani, francesi e spagnoli. Cioè, nel trasmutare dal verbale al visivo si aggiungono informazioni, o si interpreta quello che il verbale poteva lasciare inosservato. O si rende evidente quello che nel verbale era così automatico, per cui in italiano non ci viene mai in mente che la sentinella possa essere una donna solo perché il genere grammaticale è femminile. Quindi le illustrazioni di Hoffmann sono interpretazioni e non traduzioni del suo stesso testo. Nel capitolo 10 dei Promessi Sposi, dopo aver lungamente detto della seduzione di Egidio nei confronti della monaca, Manzoni, con quel tratto di grande pudore che tutti conosciamo, se ne esce nell'icastico la sventurata rispose. Se la gravità del cedimento viene suggerita da quello sventurata, sarà solo la cooperazione del lettore a far parlare o lasciare tacere quella splendida reticenza. O abbiamo una delle traduzioni francesi che recita l'infortuné répondit, un inglese che dice the poor wretch answered him, due traduzioni tedesche di un selig antwortete e l'altra di un glückselig antwortete, vedete che viene preservata con l'icasticità e un certo ritmo, chi più chi meno, la reticenza. Quando del romanzo manzoniano sono state date varie versioni cinematografiche e televisive, pertanto che il regista fosse pudico, ha dovuto farci vedere qualcosa di più. Quella risposta ha dovuto manifestarsi in qualche modo, un gesto, un sorriso, un balenio negli occhi, un tremore. Si è visto qualcosa dell'intensità della risposta che il testo verbale lasciava indeterminato. Ma peggiore del far vedere il non detto, e talora di non riuscire a far vedere il detto, è il rischio di far vedere altro. E vorrei terminare con una delle torsioni più interessanti avvenute nel trasporto di un romanzo in film, che è quello della morte a Venezia di Luchino Visconti. Io ritengo che col Gattopardo Visconti ha capito a fondo lo spirito del libro, lo ha reso splendidamente, forse aggiunto, ha detto qualcosa di più, ma invece cosa è successo con la morte a Venezia? Il protagonista di Man, Gustav Aschenbach, è uno scrittore più che cinquantenne, che viene da una solida famiglia di giudici e servitori dello Stato, è vedovo con una figlia, è un intellettuale tedesco austero e conservatore, fedele al culto classico di una bellezza platonicamente disincarnata. Si oppone immediatamente all'ambiente romantico, anzi post-romantico e decadente, di una Venezia splendida e corrotta. Quando vede per la prima volta Tazio, che diventerà l'oggetto della sua passione omosessuale, lo ammira come una statua greca del periodo aureo, pura perfezione di forma, gli appare come un narciso, tutte le contemplazioni del mare di Venezia sono ricche di richiami alla mitologia ellenica. Prima di rendersi conto della natura della sua passione, Aschenbach rievoca un brano del Fedro platonico. All'inizio Aschenbach non riesce a disgiungere l'ammirazione che prova per Tazio da quella che si prova per una purissima opera d'arte. La sua tragedia, quando si accorge di desiderare Tazio carnalmente,
è che egli scopre di colpo che il suo senso iperuranio della bellezza sta diventando lussuria terrestre. Sullo sfondo, e molti leggono così Mann, vi è un atteggiamento critico ironico verso il tipico esteta winckelmanniano, in cui la venerazione neoclassica della forma era sublimazione di pulsioni omoerotiche. E questa è la tragedia del borghese Aschenbach, l'avvertire la sconfitta di Apollo ad opera di Dioniso. Cosa accade nel cinema, nel film? Forse Visconti temeva di non saper rendere visivamente gli ideali estetici di Aschenbach, bastava sbattere un sacco di Laoconti, ma ecco che il suo Aschenbach è diventato musicista maleriano. È vero che in una serie di flashback lo si vede dialogare con un amico, l'amico sostiene il genio come libera preda delle passioni e invece Aschenbach gli oppone un ideale classico di rigore e di stacco, ma queste sono parole, battute di dialogo che scompaiono di fronte alla presenza continua del commento di Mahler, che fatalmente appare come trascrizione musicale dei sentimenti del protagonista. Aschenbach parla come se fosse Bach, ma lo spettatore sente Mahler. Lo Aschenbach di Mann era un uomo d'età, solido, sposato, questo gli rendeva più drammaticamente inaccettabile la sua lenta trasformazione. Lo Aschenbach di Visconti è più giovane, più fragile, instabile, già sofferente di cuore, pronto a identificarsi con una Venezia fatiscente, molle nei suoi raffinati riti alberghieri, inoltre la faccia di Dirk Bogarde, già gravato dall'avere fatto il servo e altre cose in cui appariva come personaggio estremamente ambiguo. Lo Aschenbach di Mann era di nascita borghese, il von gli era stato conferito molto tardi come riconoscimento culturale, mentre l'Aschenbach di Visconti appare subito con degli enormi bauli con scritto Gustav von Aschenbach e quindi è già segnato dai sintomi di declino di una nobiltà languente, appare più simile a Des Esseintes di Wiseman che a uno storico la cui carriera è stata coronata da laurei accademici. È già malato come la Venezia che lo ospita, sin dall'inizio. La sua attrazione per Tazio è immediata. Mentre nel racconto occorre tempo ad Aschenbach per passare dalle fantasticherie lillizzanti al riconoscimento della passione che lo agita. D'altra parte il Tazio del racconto è un quattordicenne e non c'è niente nel testo che dica che c'è ombra di malizia nei pochi sguardi e nell'unico sorriso che dedica al suo maturo ammiratore. Tazio del film è più grandicello e ogni sguardo che rivolge Aschenbach è come minimo carico d'ambiguità alla nostra reazione, dice, sei una bella lenza, tu ragazzino. Ecco. Allora, perché il musicista viscontiano dovrebbe essere sconvolto dalla sua passione? Verrebbe da dire, vabbè, ti piace sto ragazzino, vai, fatelo, non è poi una grande tragedia. Forse perché Visconti ce lo mostra alcune volte nei flashback, padre felice con moglie e figli. Allora l'Aschenbach di Visconti sembra soffrire solo perché si sente vergognosamente in colpa verso la famiglia e perché non era mai stato sfiorato prima dal mito della bellezza virile. Ma al contrario, l'Aschenbach di Mann, che è libero da legami familiari, entra in crisi perché avverte che il suo intero universo spirituale e il suo algido culto della bellezza stanno cambiando di segno. Egli non può sopportare la rivelazione che i suoi ideali estetici fossero il semplice travestimento di un furore carnale latente, mentre Dirk Bogarde può accettare benissimo che la sua musica maleriana lo possano condurre a fare, tra l'altro, anche un'esperienza omoerotica. Si noti che tra film e racconto l'intreccio rimane più o meno lo stesso, stessi personaggi, uguale controcanto alla caduta di Aschenbach, fa la metafora ossessiva della peste che avvelena la città, ma la semplice decisione di far cambiare mestiere al personaggio e dargli un volto, quello di Bogarde, invece che, per esempio, quello di Burt Lancaster quando fa il principe di Salina, che sarebbe stata la faccia vera dell'Aschenbach di Mann, ha prodotto una trasformazione radicale del testo originale. Il film rispetta la storia di superficie del romanzo, ma non perviene a renderne quella profonda, a mostrarcene gli attanti nascosti, le persone del dramma che sono la forma disincarnata contro le ombre della caverna, trionfanti come la pestilenza.
quello di Visconti rimane uno splendido film, ma meglio sarebbe se non ci venisse detto che intende tradurre il testo di Mann. È che nella traduzione propriamente detta vige un tacito principio per cui si è tenuti al rispetto giuridico del detto altrui. Qualcuno ha detto che la traduzione è un discorso indiretto mascherato da discorso diretto. In effetti la formula metalinguistica implicita a inizio di ogni testo tradotto dovrebbe essere: l'autore tale ha detto nella sua lingua quello che segue. Naturalmente è interessante problema giurisprudenziale stabilire che cosa si intenda per rispetto del detto altrui nel momento in cui si passa da una lingua all'altra. Di qui tutto quello che vi ho detto e che non vi ho detto sulle infinite modalità del dire quasi, dire altro, ma rispettando il detto altrui, con le infinite negoziazioni che possono intervenire. Ma sarebbe solo gioco decostruzionistico ignorare che questo rispetto del detto altrui in qualche modo deve sopravvivere. E sarebbe tra l'altro decostruzionismo degli Stenterelli, perché proprio Derrida, che pure aveva scritto nell'écriture la différence che un corpo verbale non si lascia tradurre o trasportare in un'altra lingua, in una conferenza intitolata Cos'è una traduzione rilevante, sottolineava il dovere che la traduzione sia quantitativamente equivalente all'originale. Nessuna traduzione ridurrà mai questa differenza quantitativa, cioè nel senso kantiano della parola estetica, perché essa concerne le forme spaziali e temporali della sensibilità. Non si tratta di contare il numero dei segni, dei significanti e dei significati, ma di contare il numero delle parole. Si dà per legge ideale, anche se resta inaccessibile, tradurre non parola a parola, certo, né parola per parola, ma restare tuttavia vicino il più possibile all'equivalenza di una parola mediante una parola. Contraddetta all'assurdo, o portata all'assurdo, se io do un testo di 200 pagine da tradurre, 200 pagine a 4 da tradurre al traduttore, in qualsiasi lingua me ne riporta uno di 400 pagine, io so già che devo scaraventarlo giù dalle scale, perché qualcosa non ha funzionato. Ma c'è di più oltre questo rispetto del giuridico, e quando parlo di moralità della traduzione cerco di attenermi al più comune buonsenso e al più comune tra i sensi della parola morale. Ricordo da sempre una storia che sentivo raccontare da bambino, quando è ancora fresca la memoria della conquista italiana della Libia e della lotta contro le bande dei ribelli. Mi raccontavano di un avventuriero italiano, al seguito delle truppe di occupazione, che si era fatto assumere come interprete di arabo, senza conoscere affatto quella lingua. Dunque si catturava un presunto ribelle, che veniva sottoposto a interrogatorio, l'ufficiale italiano poneva la domanda in italiano, il falso interprete pronunciava alcune frasi in un suo arabo inventato, l'interrogato non capiva e rispondeva chissà cosa, probabilmente che non capiva nulla, l'interprete traduceva in italiano a suo piacimento, dicendo che per esempio quello si rifiutava di rispondere o confessava tutto, e di solito il ribelle veniva impiccato. Immagino che qualche volta il mascalzone abbia agito anche pietosamente, mettendo in bocca ai suoi sventurati interlocutori frasi che li salvavano. In ogni caso non so come sia finita la storia. Forse l'interprete ha vissuto onorevolmente col denaro che gli veniva corrisposto, forse è stato scoperto, il peggio che può essergli successo è che sia stato licenziato. Ma ricordando questa storia ho sempre ritenuto che la traduzione propriamente detta sia una cosa seria, che impone una moralità che nessun estetismo della libera interpretazione e della più libera delle trasmutazioni potrà mai neutralizzare. Scusatemi, deve essere l'Alzheimer, ma più invecchio e più cerco di ragionare secondo il senso comune. Grazie. Domanda.
c'è un microfono che vi viene portato per... Cominci. Professore, volevo chiederle una cosa in merito alla traduzione di Queneau, gli esercizi di stile. Una lingua come quella di Queneau, come non poteva non dare esito a un'interpretazione di addomesticamento, come lei fa, cioè lei chiama, cioè non c'era alternativa di un addomesticamento. Come ha fatto alcune scelte, per esempio quella della lingua, come possiamo dire, del burino, come diciamo romano, che lei dice, invece che non sceglie quella del macellaio del sud della Francia. Volevo chiederle appunto come ha fatto, sì, poi complessivamente, insomma, sì, intanto, come ha affrontato che no. Un fatto come quello io non lo metterei sotto la rubrica dell'addomesticamento, ma sotto una rubrica che non ho trattato oggi, che è del rifacimento. Ci sono rifacimenti locali e rifacimenti globali. Ci sono dei casi in cui, cioè, c'è più un modo di parlare strano, deve essere rifatto, reinventato e non tradotto letteralmente. Ci sono casi in cui il rifacimento è globale, il caso tipico Anna Livia Plurabelle, tradotta da Joyce stesso, dove in inglese c'erano dei monosillabi, lui ci metteva dei polisillabi lunghissimi, perché ragionava secondo lo spirito di un'altra lingua. Il caso Queneau è di rifacimento al 50%, perché la massima parte dei suoi esperimenti, essendo fatti sul significante e non sul significato, cambiando la lingua, il gioco, l'anagramma, eccetera. E allora in quel caso, proprio come spiegavo nella mia prefazione, il deliberato proposito è: siccome non ti posso tradurre, io cerco di capire quelle che sono le regole del gioco che tu hai giocato. E poi io gioco un'altra partita con le stesse regole in un'altra lingua. Ecco, quindi sono già casi di frontiera in cui la traduzione non può essere il rispetto del detto altrui, ma ecco, in quel caso il rispetto del pensato. Lui voleva fare un gioco così. Se volete quello originale, leggetevelo in fretta. E infatti non è un caso che è contesto a fronte, proprio perché si possa vedere la differenza. C'era un'altra domanda qui. Ma volevo stimolare il professor Eco a dare un commento a proposito delle macchine traduttrici, anche traendo spunto dal fatto che circa un anno e mezzo fa i ministri di questo nostro governo fecero tradurre il proprio curriculum vitae da una macchina. L'altoparlante dell'alloggiamento, sì, dei deputati. Sì, e risultò che qualcuno si era laureato alla Mouthfuls University, sì, e qualcun altro era allievo del professor Of the Nut. Ecco. La Mouthful University era la Bocconi, come avete capito. Ma il primo capitolo del mio libro fa proprio un gioco del genere. Ho preso la Bibbia nella versione di Re Giacomo, gliel'ho data da vista da tradurre dall'inglese allo spagnolo, poi dallo spagnolo di nuovo all'inglese, poi dal nuovo inglese al tedesco, poi dal tedesco di nuovo all'inglese, poi dall'inglese all'italiano, con dei risultati, e dove quelle cose che ha fatto il governo italiano, io ci avevo dedicato una bustina di Minerva 2 anni prima per dire che le macchine traduttrici fanno così, e nessuno se n'era accorto, perché era venuto fuori che già tempo prima si era scoperto che della Camera dei Deputati era appunto diventato l'altoparlante dell'alloggiamento dei delegati. E ecco, io avevo dato da tradurre ad Altavista The Works of Shakespeare, che in italiano erano diventati Gli impianti di Shakespeare, che è corretto perché work vuol dire anche impianti, e ritradotto in inglese era The Systems of Shakespeare. Poi avevo dato Harcourt Brace, che è il nome del mio editore, che era diventato sostegno di Harcourt, poi un'altra volta erano diventate anche le bretelle di Harcourt. E lo speaker
Speaker of the Chamber of Deputies, era diventato altoparlante dell'alloggiamento dei delegati, e ritradotto in inglese Loudspeaker of the Lodging of the Delegates. Ma il più bello era, ho preso in inglese, Studies in the Logic of Charles Sanders Peirce. In italiano è diventato Studi nella logica delle sabbiatrici Peirce del Charles. In tedesco, Studien in der Logik der Charles Sanders Papierschleifen Maschinen Peirce. E in inglese era ritornato Studies in the Logic of the Charles of Sanders Paper Grinding Machines Peirce. Quindi queste cose si sapeva che succedono. Quindi, è stata proprio un'ingenuità. E vabbè, io analizzo perché succede. Perché a Datalista mancano informazioni contestuali. Perché traduce works come impianti? Perché lui non ha l'informazione che Shakespeare ha letterato. Lui potrebbe essere un ingegnere. Se fossero stati i works dell'ingegnere Tale, benissimo, the works of Gustave Eiffel, poteva imporre gli impianti di Eiffel. Gli manca quindi informazione contestuale, informazione enciclopedica che etichetta Shakespeare come autore, non come eccetera, eccetera, e quindi sono venute fuori. Non ve lo potevo far vedere oggi perché bisogna poi analizzare perché lui commette questi errori. E voi dite, Altavista è gratis, figuriamoci, ma Draghi, proprio nella sua prefazione a Moby Dick, dice che ha voluto provare a far tradurre Melville da un programma che gli è costato 1,5 milioni, e i risultati sono gli stessi di Altavista. Qui è venuto bellissimo proprio lo spirito di Dio, che in spagnolo diventa l'alcol de Dios, e poi ritorna in inglese the alcohol of God. In tedesco se la cava ancora perché è lo spiritus des Gottes, ma poi ritorna in spagnolo the white spirits of God. E nell'ultimo arrivo italiano è l'acqua ragia del Dio. E vi dico, dopo il quinto passaggio, all'inizio del Genesi, mi è tornato in italiano così. Il primo errore si inserisce dallo spagnolo, perché l'inglese dice in the beginning God created. E lo spagnolo prende questo beginning come un aggettivo, è il Dio che sta cominciando, e lo traduce come è il Dios que comenzaba, che non ha poi torto, poverino, perché era la prima volta che Dio faceva il mondo, e ecco perché gli è venuto fuori tutto quello che è venuto fuori. Altavista non aveva informazioni che gli diceva che quel testo stava parlando dell'inizio del mondo, e quindi era un Dio che cominciava. Questo beginning God continua attraverso tutte le traduzioni, e la finale italiana dice nel Dio che ha cominciato, disposto il cielo e la massa era senza forma, e il emptiness fa, e la nerezza era sulla faccia del profondo, e le acque ragge del Dio hanno spostato sulla faccia dell'acqua. Là, ed il Dio ha detto, lasciandoli per essere luce, e c'era luce, ed il Dio ha visto la luce, che buono, e il Dio ha diviso la luce dalla nerezza, il Dio ha indicato il giorno leggero e la nerezza. Ecco, Dio ha chiamato the light, day, ha chiamato la luce Dio. Light è diventato un aggettivo di day, e quindi era il giorno leggero, no? E alla lascia nei mezzi dell'acqua è firmament, e da sinistra esso divide il wassert dall'acqua, e il Dio ha fatto il firmament e ha diviso l'acqua che il firmament sotto l'acqua era, che erano sul firmament, ed era come quello. La cosa curiosa è che se uno legge questo testo capisce però qualcosa dell'originale, che c'è qualcuno che ha fatto qualcosa che certamente ha fatto un casino immondo, il che non è contrario a verità storico-teologica, specie se l'interprete è un gnostico, e si può quasi ricostruire attraverso l'errore il testo originale. E questo è quello che mi fa pensare che un minimo di reversibilità sia, cioè dai grandi errori si capisce
Io cito la mia prima esperienza in una casa editrice, mi hanno dato un testo su delle ricerche atomiche e non c'era, era la traduzione, l'originale ce l'aveva ancora il traduttore. Lei dice, i fisici si radunano ad Alamo Gordo e fanno delle corse di treni, e dico, devono fare la bomba atomica e si mettono a giocare con i trenini. Ma che... Allora lì, ecco, prima, conoscenza del mondo, che cavolo possono fare dei fisici atomici ad Alamo Gordo? E secondo, proviamo a tradurre questo che evidentemente una traduzione sbagliata, a tradurla male in inglese. Corse di treni, training courses. Ok, stavano facendo dei corsi di addestramento, che era molto, molto meno dispendioso per il contribuente americano che fare. Allora, conoscenza del mondo, anche, mi hanno per me, l'errore mi ha permesso di ricostruire l'originale, così come l'altra. Io ho un grande potere su una persona molto celebre in Italia che quando era molto giovane per soldi ha dovuto tradurre e ha fatto il seguente errore, e io tengo questa persona in pugno, due sono le persone che tengo in pugno, un'altra ugualmente molto celebre, gli ho scoperto un bellissimo errore, senza questo vabbè, parlava di esperimenti fatti nell'ambito della Gestalt Psicologie, e diceva che c'era l'ape in gabbia che con un bastone afferrava la banana. Gli è stato facilissimo capire che era The Ape, quindi era uno scimmione. Ma si capisce, ecco, l'altra volta, la seconda persona che tengo in pugno, ogni volta che ci incontriamo dice, era la traduzione di un libro sui testi aristotelici. E dice invece l'opinione di Alexander, che è l'opinione di Alexander, chi è questo studioso Alexander? Era Alessandro di Afrodisi, è solo che traducendo dall'inglese era Alexander, e chi aveva curato la traduzione era persona di grande competenza, però voglio dire, dall'errore si può risalire al testo originale, un gioco che si fa sovente, ci sono editori che particolarmente convuate, perché si sa che prendendo un libro loro ad apertura si fa il gioco se si indovina l'errore, il testo originale dall'errore. Professore Eco, a proposito di errori, diciamo, si potrebbe anche pensare agli errori che commettono inconsapevolmente alcuni filologi, i quali vogliono fare opera di traduzione, ma in realtà traducono da altre traduzioni. E l'errore viene smascherato in modo molto semplice, perché ci sono dei casi di edizioni che presentano un testo a fronte in lingua originale, per cui uno, leggendo la traduzione di alcuni filologi, ci si accorge che non sta traducendo il testo originale che viene proposto ai lettori come edizione critica, ma sta ritraducendo da un'altra traduzione moderna. E volevo fare un'osservazione su questo suo libro che ho letto in parte e che trovo, come altri suoi lavori, una sfida all'intelligenza. Io ritengo che questo suo libro avrà un effetto, quello di creare una maggiore responsabilità tra i traduttori, e soprattutto come effetto quello di scoraggiarli, perché se uno leggesse quel piacevole capitolo che si trova alla fine del suo libro, dedicato al problema dei colori nelle notti attiche di Gelli, allora mi chiedo quanti filologi, nel momento in cui dovessero tradurre dei passi, sarebbero disposti a ricorrere a quello schema che lei propone come alternativa alla traduzione secca. Ecco. Sì, non ha fatto una domanda, ha fatto un'interessante asserzione che mi sento di condividere. Oserei dire che un filologo che, sapendo che c'ha il testo fronte, va a prendere un'altra traduzione che non corrisponde al testo a fronte, è proprio un pirla. Perché, no, capisco anche rubare, ma un minimo di furbizia, ecco. Stento a crederlo, ecco, col testo a fronte. No.
di illustri colleghi che hanno copiato intere pagine, ma non mettevano il testo a fronte. Ma tra l'altro, a proposito di avventure filologiche, non so se c'è già passato da te l'analisi delle traduzioni di Aristotele fatte da Averroè e poi i latini dal testo arabo di Averroè, è una cosa bellissima e appassionante, perché si vede come a differenza di un secolo può cambiare totalmente la comprensione di alcuni termini. E il confronto è interessantissimo da fare. Visto che non sembra ci siano altri interventi, voglio un parere dirimente da Umberto Eco. Io ho tradotto un romanzo tedesco, un romanzo del signor Uwe Jonsson, Jahrestag, è comparso recentemente da Feltrinelli, e la traduzione è abbastanza complicata. E volevo un parere, non l'ho tradotto da solo, l'ho tradotto più alla svelta possibile, e poi con una mia amica di Berlino, che però è italiana, l'abbiamo riguardato, e lei rappresentava l'istanza del tedesco come si deve parlare, cioè Rede, Wendung e così via, e anche un'istanza normalizzatrice rispetto a certo mio procedere. Però non siamo rimasti d'accordo su un punto, e io volevo appunto questo parere di dirimente. La protagonista di questo romanzo, non so se è al presente, comunque questa protagonista vive a New York e ogni tanto fa anche dei sogni, e nel sogno lei vede il Mar Baltico dall'alto in volo velocissimo. Ora, è chiaro che Ostsee è il Mar Baltico, però io mi chiedevo se in un sogno che poi deve avere una funzione generativa nel romanzo, in italiano non sarebbe molto meglio il mare dell'est, dall'alto in volo velocissimo? Cioè, introdurre deliberatamente un errore di traduzione, ma una cosa che sia più fondamentale. Per i tedeschi non è il Mar Baltico, è il mare dell'est. Cioè, è chiaro che io so che la topografia mi dice che Ostsee è il Mar Baltico, però nel contesto di un sogno avrei preferito che fosse il mare dell'est, però l'esigenza normalizzatrice e anche la casa editrice hanno imposto Mar Baltico. Ora però questo punto ritorna anche in un secondo volume, quindi vorrei un parere autorevole su questo, perché è veramente tosta questa mia amica, e non la si convince tanto facilmente. No, però chiaramente è abbastanza scorretta la mia mossa, però d'altronde lei a Berlino, io sono qui, quando lei va a Berlino magari... Non mi sento di dare una risposta, perché, ripeto, la risposta non può essere che contestuale. Anzitutto io vorrei fare degli esperimenti di psicolinguistica su parlanti normali tedeschi, se quando sentono nominare il Baltico non hanno delle particolari connotazioni per il fatto che sia mare dell'est. Perché se loro ricevono ancora queste... noi non abbiamo... connotazioni quando sentiamo Mediterraneo, a pensare che sia nel medio delle terre, finito, è diventare come se chiamasse Filippo, si chiama Mediterraneo. Cioè, allora, cosa succede? Credo, facendo dei test su parlanti italiani, si scopre che probabilmente la maggior parte non colgono neanche l'etimologia possibile. Cosa succede ai tedeschi? Non lo so. Cioè, mi capita per accidente di avere una moglie tedesca, glielo chiederò. Se pensano che c'è l'est di mezzo, quindi non lo so, perché può darsi che lo stile possa richiedere un'evocazione onirica in cui sta molto bene il mare dell'est. Ma questi sono heideggerismi d'accatto. Non è vero che si può filosofare solo in tedesco. C'era un altro. Sì, ma sembrano gli argomenti di De Maistre nelle soirée di San Pietroburgo, dove rifà tutta l'etimologia delle parole. Vabbè, comunque non voglio entrare in questo.
può darsi che Scheise sia più bello di me, ma Cambron che grida Scheise nella battaglia non me lo vedo. E poi sempre quella roba lì è anche in tedesco. Quindi no, è contestuale e può essere coerente con un progetto, vorrei dire, di poetica del traduttore. Io voglio rendere l'evocatività, ma allora deve essere coerente col resto di altre scelte che io non so quali sono, e quindi sarei disonesto se dicessi che dal di fuori si può dire qual è la soluzione giusta. Non si può. Bene, passiamo alla prossima. Sì. Io volevo sapere il suo parere a riguardo di come mai, se il traduttore ha questo grandissimo, giustamente, impegno morale nel restituire la fedeltà dei testi, è pagato così male in Italia. Intanto è un incidente puramente italiano, perché un traduttore inglese o tedesco è pagato, i miei traduttori sono pagati dai 2 ai 3 anni per lavorare sul testo. Per 3 anni ci hanno da campare solo con quel testo lì. In Italia purtroppo non avviene. E vabbè, si potrebbero fare infinite altre questioni, perché l'editoria italiana funziona così, piuttosto che cos'ha, perché è difficile che una bibliografia americana sia sbagliata, perché vanno a controllare 18 volte su 18 enciclopedie, mentre è facilissimo che sia sbagliata una bibliografia italiana, perché il redattore deve fare contemporaneamente la revisione di 3 libri. Questo può essere legato a che siamo un paese di pochi lettori, e che l'italiano è limitato a quelli che vivono in Italia, mentre uno che lavora su un libro inglese ha centinaia di milioni di lettori, quindi becca più soldi vendendo libri, quindi può pagare di più il traduttore e può pagare di più il revisore. Sono tutta una serie di fenomeni che sono oggetto di analisi e discussione continua. Adesso lì a Bologna, nel master di editoria che abbiamo fatto, si considerano anche queste storie qui. Però comunque, ecco, un traduttore italiano di solito, quando lo fa professionalmente, traduce anche 2 o 3 libri alla volta, poveraccio, se no nel becco dei suoi piccolini non porta niente. C'è un'altra domanda di fondo. Ma non solo viene pagato molto, il mio traduttore inglese, Bill Weaver, viene pagato per un medio di 2 anni di lavoro, dopo passa altri 8 mesi con la redattrice capo a litigare parola per parola per rivedere la traduzione. Quindi c'è i suoi 2 anni di lavoro, 6 o 7 mesi di stipendio di una redattrice capo, quindi una persona che prenderà l'equivalente di 10 milioni al mese. Ecco, c'è un investimento che da noi non potremmo fare. Un'informazione, per cortesia. Nella scelta del traduttore è coinvolto solo la casa editrice o anche l'autore? Dipende da tantissime cose. Dipende dal tipo di libro, dipende dal potere contrattuale dell'autore. Ci sono degli autori di cui non gliene frega niente. Ci sono degli autori di cui non gliene frega niente per razzismo. In genere gli autori americani, cioè, facciamo 50 milioni di copie sul mondo, cosa me ne frega come viene tradotto in italiano. Io mi ricordo, ho incontrato in un dibattito Coelho, autore di grande successo, e ho raccontato che io lavoro con i miei traduttori, dicevo, non ci avevo mai pensato. Eppure è alla fine uno scrittore in un linguaggio tutto sommato minoritario, perché il portoghese, al di là del Brasile e del Portogallo, non va. Non gli era mai venuto in mente. Quindi non si era mai preoccupato, dice adesso voglio pensarci, bravo, con te. Io cerco sempre, ma anche lì, non posso oltre un certo limite andarmi a chiedere cosa farà il traduttore coreano. Ecco, mi fido. Adesso no, il traduttore coreano no, perché è venuto a studiare a Bologna, ha preso il dottorato da noi, quindi più o meno lo tengo sotto controllo, ma non il traduttore iraniano, ecco. E quindi lavoro sì con i traduttori, ma all'interno di quelle 5 o 6 lingue non che io so
perché molte volte il bravo traduttore è capace di spiegarti, anche se tu non sai la sua lingua, qual è il problema che lui deve risolvere. La mia traduttrice russa dice: guarda, io ho questo problema, lo spiega benissimo. Dico: allora guarda, invece di dire così, prova a dire così, lo mettiamo a posto in questo modo. Ma diciamo che lavoro in diretta con 6 o 7, gli altri, ecco. Quindi, oppure certe volte scopro che traducono un libro che avevo pubblicato 20 anni prima, hanno chiesto all'editore, quello non mi ha neanche informato e lì non ho seguito la traduzione. Ecco, per le cose grosse ce l'ho e ho il potere contrattuale per chiedere io, per dire no, facciamolo tradurre dal tale piuttosto. Ho elaborato il principio che quando è possibile bisogna creare dei matrimoni molto duraturi, molto monogamici. Il bello è che quando un traduttore ti traduce ormai da anni, è quello che legge il tuo testo, dice: ma qui hai detto il contrario di quel che avevi detto 20 anni fa, la riga di... che ti conosce meglio di te stesso. Quindi nasce un bel rapporto di mutua comprensione. Poi si vedono tra di loro, si incontrano. Il traduttore giapponese ha trovato un errore nella traduzione inglese, me l'ha segnalato in italiano, cioè, belle cose. Ma questo, altri autori invece non gli importa proprio niente, o perché non hanno interesse per le lingue straniere, o non le sanno, o perché non hanno interesse per le differenze culturali. Abbiamo forse tempo per un'altra domanda, se c'è. Prego. Due. No, non è una domanda, è soltanto una cosa così simpatica che ho scoperto occupandomi di Pinocchio e delle traduzioni di Pinocchio nelle varie lingue, da un esperto di lingue persiane che si è occupato delle traduzioni in persiano di Pinocchio dall'inglese, quindi non dall'italiano. Ho scoperto che il grillo, non facendo parte dell'ambiente persiano, è stato sostituito con uno scarabeo. E mi sembra molto bella questa soluzione. Siamo perché... quei limiti in cui si può... Ecco, questo. Poi un'altra cosa, mi è capitato, mi è stato chiesto di rivedere alcuni punti di un romanzo che verrà ora pubblicato da Feltrinelli, dal tedesco, e lì è ambientata a Berlino, durante il periodo del muro, in cui c'era ancora il muro di Berlino. I nomi, due nomi di due locali di Kreuzberg, che sono proprio uno accanto all'altro. In tedesco si chiamano Einfall e Abfall, e il traduttore ha scelto Colpo di genio e Colpo di spugna. Io non ero tanto convinta di questa traduzione perché, conoscendo Kreuzberg, mi sembravano un po' troppo arzigogolati rispetto all'Abfall, che invece è molto più diretto e dà subito anche un'idea di come sono questi locali di Kreuzberg, se vengono chiamati così. Lì sì, dedico anche qualche pagina a questi problemi di addomesticamento. Cioè, si traduce riva sinistra, riva destra, o si lascia rive gauche, rive droite. E se si è a Barcellona, si traduce Barrio Chino in Chinatown, non si capisce proprio niente, o si lascia Barrio Chino. E se il lettore non sa in che cosa il Barrio Chino si distingue dal Barrio Gotico, che succede? Molte volte noi ce la caviamo, impariamo la geografia proprio avendo delle difficoltà. Io in quei casi lì lascerei il nome originale. Sei in Germania, c'è il nome tedesco, aggiustati. Ecco, a meno che il nome poi non giochi un ruolo speciale in una conversazione in cui viene a connotare, a minacciare, a insinuare. Allora è il caso dei serpenti negli struzzi, mentre quella dello scarabeo è proprio lì, si poteva mettere l'ostrica al posto dello struzzo e tutto andava bene. D'altra parte, mi dicono, e non sono una di numerevoli leggende linguistiche circa gli eschimesi, che il loro Padre Nostro è stato tradotto come "dacci oggi il nostro pesce quotidiano", perché se gli vai a dire "pane quotidiano", non sapevano cosa fosse. Prego.
Buonasera, le volevo chiedere, di fronte a vocaboli che hanno variato il valore semantico, come è più giusto agire a livello di traduzione? Qui rodi, qui salta, voglio il contesto, voglio sapere cosa sono, quando, come, cosa hanno cambiato in quelle lingue, se no in astratto non c'è risposta, non c'è, se no ci sarebbe una regola, ci sarebbe una specie di decalogo. Sì, nel caso per esempio, non so, di un testo italiano del Seicento, se lo vogliamo tradurre in un'altra lingua. Ah, vabbè, qui, scusate se faccio pubblicità al mio libro, ma è anche giusto, partendo, salendo sulle spalle dei giganti, cioè partendo da un esempio di Contini, ho analizzato proprio Tanto gentile e tanta onesta pare, dove praticamente una decina di parole da donna non vogliono più dire oggi quello che volevano dire allora. E ho mostrato che certe volte nella traduzione, ho visto tre traduzioni inglesi, il fatto che donna sia tradotta come lady lo riporta al significato medievale originale, mentre invece, e in certe altre cose invece, ecco, quello è un caso tipico dove già gli italiani credono che tanto gentile, tanto resta pare voglia dire quella roba lì, e invece ne vuol dire un'altra molto più filosofica, figuriamoci il... un traduttore, e anche lì dipende. Sì, io vedevo una traduzione di Dante Gabriele Rossetti, eccetera, che in fondo avevano capito abbastanza cosa voleva dire, gentile, onesta, donna, benignamento, umiltà, vestuta, miracolo, che c'è questa bella analisi di Contini, non vuol dire mai quello che vuol dire al giorno d'oggi. Che se invece la si intende al giorno d'oggi, l'ha fatto apposta questa volta un nostro amico americano, Tony Alcorn, e l'ha tradotto in inglese contemporaneo. When she says, he, my baby, looks so neat, you fellas all climb up and check their feet. E va avanti così, e va bene. Allora, pazienza, è un addomesticamento totale. Bene, due ultime domande, poi dobbiamo lasciare. Non è che l'oratore può una sigaretta qui, eh? Salve professore, volevo chiedere una cosa molto veloce. Lei parla di addomesticamento e di estraniazione. La cosa che mi ha colpito è come il traduttore debba cercare di rendere l'emozione che veniva proposta nella lingua originaria ai lettori, diciamo, nella lingua nativa. Sì. Vorrei sapere qual è invece il lettore obiettivo per la traduzione. Quando un traduttore porta un testo da una lingua a un'altra, chi si immagina come suoi lettori nella lingua a destinazione? Perché immagino a seconda del lettore sia necessaria una serie di artifici diversi per rendere lo stesso concetto appunto verso lettori diversi. Ma se ho ben capito la domanda, lei mi sta chiedendo, nel fare la scelta arcaica verso moderno o viceversa, bisogna pure che il traduttore si immagini un lettore capace di seguirlo in questa operazione. Ora, io al proposito posso rispondere solo quello che risponderei per ogni testo in genere, non c'entra la traduzione, che ogni testo si costruisce il proprio lettore, quello che io in altra sede ho chiamato il lettore modello, così come ho un poeta, un narratore, un filosofo, non fa altro nello scrivere che produrre una strategia tale che se va bene... alla fine il lettore è educato ad essere il lettore di quel testo lì, e così fa anche il traduttore. Se vuole un lettore che sia capace a rivivere, c'è una bellissima pagina di Humboldt che spiega quando traduco, se io riesco a far sentire quella sintassi greca del periodo che sembra così incomprensibile, però ho delle folgorazioni sublimi e proprio attraverso questo riesco a capire. Ma è naturalmente che se uno fa un'operazione del genere deve costruirsi il proprio lettore e prepararlo a questo gioco. E lì sta l'abilità del traduttore, che in questo caso è scrittore a pieno titolo e in qualche modo lo deve
prepara. Certe volte lo si prepara molto facilmente, cioè, dal punto di vista delle scuole di scrittura, giovane Holden, eccetera, un Omero che ripete ogni sei versi l'aurora delle rose edita è un rompispalle spaventoso e lo si segnerebbe oggi in matita blu. Però una traduzione omerica abitua lentamente il lettore al fatto che c'è una ricorrenza dell'epiteto nella poesia antica, dopo un po' il lettore l'ha capito, c'è entrato dentro, anche attraverso la traduzione di Vincenzo Monti. Quindi si prepara, ecco perché allora Schleiermacher diceva: quando hai preso però una strada non cambiarla più, perché se hai cominciato a preparare il lettore in quel senso lì, se poi invece cambi gioco e prima arcaicizzavi e poi modernizzi, il lettore non riesce a seguirti in questo scarto e può esserci. Io faccio qui un esempio che è molto interessante. C'è la traduzione della Divina Commedia di Jacqueline Risset, la quale ha detto inutile. Non si traduce l'endecasillabo, non si traduce la terza rima, non si traduce il linguaggio arcaico di Dante, è tempo perso. No? Piuttosto io cerco di conservarne dei valori di contenuto che lo rendono molto accessibile a chi ha letto Proust, il surrealismo, eccetera, eccetera, e faccio una traduzione, lo dice proprio chiaramente, modernizzata. Arriva poi la famosa faccenda, questi non ci verrà terra né peltro, ma sua nazione sarà tra feltro e feltro. E voi sapete che se si mettono feltro e feltro maiuscolo, allora vuol dire che sta parlando di una località geografica, c'è da decidere quale. Io so qual è perché c'ho la casa di campagna lì, si chiama Monte Cerignone, di fronte alla Fagiola, che è la divisione tra il vecchio e il nuovo Montefeltro, e dove c'era Uguccione la Fagiola, che era amico di Dante e che forse poteva essere il Veltro. Ma pazienza. Se lo mettete in minuscolo, invece, può dire di umili natali, cioè tra due panni. Allora, tutti i traduttori, questa cosa lo sa, Dorothy Sayers, per la sua traduzione inglese, discute a lungo e poi sceglie il maiuscolo. Dopo che ha detto che dovrebbe essere usato un certo termine inglese per dire panni ruvidi, poi invece sceglie il maiuscolo, felto a felto, e quindi la Jacqueline Risset, che discute anche lei, eccetera, usa il minuscolo, ma dice feltre, feltre et feltre. Non essendo maiuscolo, apparentemente non è un richiamo geografico, ma siccome feltre non è una parola francese, viene accentuato piuttosto il richiamo geografico che non l'altro. Mi è venuta una curiosità, sono andato a vedere sul Robert dell'antico francese e ho trovato che feltre e fieltre stavano undicesimo, dodicesimo secolo per feutre. Quindi un lettore francese potrebbe cogliere l'allusione a una parola antica francese che indirizza verso l'interpretazione stoffa e non qualunque lettore francese, meno un lettore di Jacqueline Risset, perché lei lo ha messo sulla strada della modernizzazione, ha escluso l'arcaicizzazione, quindi lo ha messo su una strada tale che non lo incoraggia ad andare a sentire quella evocazione. E probabilmente oserei dire, visto che fa delle note sempre molto acute, intelligenti, quella cosa lì non la dice, quindi non lo sapeva neanche lei, ma potrebbe, se lei avesse tentato la via arcaicizzante, essere stato un side effect, sono i casi in cui il testo è più intelligente dell'autore, in cui veniva fuori il richiamo arcaico. Però per un lettore che arriva a quel punto della Divina Commedia, dopo che la traduttrice lo ha educato a leggerla modernizzata, perde quella connotazione. C'era ancora l'ultima domanda, direi. Volevo chiedere, che problemi di traduzione genera un libro sulla traduzione? Cioè, più propriamente, come farà a dire quasi la stessa cosa in un'altra lingua? Per dire? E lo do ai miei traduttori comuni, quindi traducono gli esempi che concernono loro stessi. Magari chissà quanto si incavolano su certi punti, anche se sono stato sempre molto gentile con loro, ma certo ho fatto notare differenze tra due... No, non direi che pone... è un libro facilissimo da tradurre, perché siccome tutti gli esempi sono nelle varie lingue, il traduttore non ha da fare nessuna fatica.
Bene, direi che possiamo a questo punto ringraziare ancora il professor Eco di questa bellissima.